Buongiorno, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Siamo qua con la nostra compagna di avventure che ci segue in tutto e per tutto. Dove stiamo andando oggi? A fare la spesa, quindi vi porto in un supermercato coreano e dopo poi facciamo lo svuoto alla spesa. Quindi abbiamo portato le nostre buste, outfit da spesa arrangiato alla veloce. Questo qua è il supermercato dove andremo, che è l'IMART. Vi scrivo anche tutti i vari indirizzi sotto nell'info box se vi interessa. Vicino alla zona dove stiamo noi, che è Hongik University con la metro Hongdae, non ce n'è uno così grande e ben fornito, quindi dobbiamo venire qua. Però sono tipo due fermate di metro, quindi si può fare. Entriamo subito. Reparto carrellano. Ecco la signora, lei è già pronta. Ok, non ci deve mettere nessun soldino apparentemente. Cioè c'è il coso per il soldino, ma non c'è la blocca soldino. Ok, abbiamo il nostro carrello. Qui sopra c'è prima tutto il reparto elettronica, giochi. E poi sotto si va al reparto cibo, ce ne sono due. Il primo, diciamo, sono i prodotti secchi, tra virgolette. Scendiamo giù. Bravo. Dovete sapere che si muore di caldo nei supermercati. Io sono venuta solo con la felpa, che comunque è pesante, sto morendo. Ora partirà la parte POV, mi vedrete un pelo di meno probabilmente. Allora, qui c'è tutto il reparto bibite e alcolici, che comunque non ci serve, quindi proseguiamo avanti. Dovete sapere che in Corea c'è questo marchio, che in realtà è un marchio non marchio, che si chiamano brand, e le cose costano molto di meno. Tipo la pasta costa circa 2 euro, poco meno di 2 euro. Qua tutti i vari preparati per i waffle pancake, il kimchi pancake. Questo qua lo prendo, così lo proviamo a fare. Qua tutte le varie zuppette. Questa la eviteremo. Qua che cosa abbiamo? Il tonno, cioè sia la versione normale che quella piccante. Quindi penso nel dubbio le prenderò tutte e due. Ok. Poi qui ci sono i cereali. In realtà volevo provare a prendere la granola, ma contando che qui tutto quello che vedete è molto zuccherato, ho paura anche in questo caso. Però qui c'è scritto addirittura sweet cereal, quindi sarà ancora peggio. Proviamo a prendere questa e speriamo che vada bene. Qui ci sono i risi precotti. Dopo vi faccio vedere anche le confezioni dei brand più normali, che fanno proprio i pack, essendo una delle cose che ovviamente qui va di più. Questi li scaldato al microonde sono fatti. Qua tutte le varie salse, tra cui c'è anche il ketchup, il pesto addirittura, questo sempre appunto no brand, sale, vari semi. Qua tutte le varie paste, questa è quella di soybean, questa è il gochujang, che è quella più piccante. Ovviamente caffè già pronto, patatine, queste sono buonissime se le trovate, queste qua viola, popcorn, vari snack. Proverò a prendere questi qua. E qui c'è il reparto frigo della no brand. Proviamo a prendere uno yogurt, visto che mi manca lo yogurt da morire. Il latte l'ho già preso ieri. Una cosa curiosa dei supermercati in generale, dei prodotti in Corea, è che spessissimo vengono scritte le calorie sulla parte davanti, come leggete qua, di qualsiasi cosa, sia bevande che proprio dei vari prodotti. Cosa abbiamo? La fish cake addirittura, quella con le verdure, per fare il tteokbokki, da mettere da solo, da mettere nelle zuppe, salsicce di tutti i tipi. Eccolo qua, una mega confezione di rosetto tteokbokki. Vi faccio vedere che costa pochissimo, letteralmente forse 2 euro. Qual è? Rice cake. Il porridge è una cosa di cui vanno pazzi e li trovate in molti, diciamo, gusti differenti. E poi ovviamente ci sono tantissimi integratori. Questa è un'altra cosa di cui vanno matte, diciamo i bocconcini di hot, che sarebbe l'avena compressa. Curiosa, quindi la proveremo. Reparto surgelati, ovviamente trovate i famosissimi corn dog, egg tart, waffle, qua un po' di mixaggine. Qua ci sono i samgyeong kimbap, che sono quelli a triangolini, patatine, pollo fritto ovviamente in quantità di tutti i tipi, e ovviamente i dumplings, i vari raviolini, ma quelli li vado a prendere giù. Come sapete, in Corea vanno pazzi per il caffè, quindi potete immaginare la quantità. Ci sono sia capsule sia le bustine, quelle liofilizzate, e questi di solito si regalano anche quando tipo prendete casa, sapete, no? Cosa curiosa, affascinante, c'è anche tutto il reparto animali ovviamente, e ci sono gli acquari per prendere pesciolini. Eccoli, guardate che carino questo. Tu esci per comprare il pollo, torni con del pesce, ma del pesce vivo. Non c'è bisogno che vi dica la quantità di snack. Questi sono quelli salati, che però
come vedete hanno dei plot twist, tipo questo col cioccolato. Questi qua sono tra i miei preferiti, che sono i McDonald's. Cosa la pannocchia ovunque, di tutti i tipi, piccanti, non piccanti, agrodolci, barbecue. Ci sono anche le cose di importazione, tipo le Pringles, oppure come vedete qua le Cheetos. Ed eccoci al loro reparto preferito: noodles, ramen, pacchi giganteschi di confezione, che ovviamente costano pochissimo, perché un pacco lo paghi 4.000 won, sono all'incirca 3 euro, e ci sono 4 confezioni. Qua ci sono le cup singole dei vari ramen, anche i glass noodle, che sono questi qua, buonissimi. I miei preferiti, se posso consigliarvi, sono questi qua, i bulldak alla carbonara. Questi sono i bibimian, anche se in realtà i miei preferiti tra tutti sono questi qua. Questi invece sono i pacchi di riso giganti che vi dicevo, le confezioni da 6, che ovviamente vi convengono. Reparto Italia, pasta eccetera. Allora vi faccio vedere, la pasta pensavo venisse molto di più, in realtà sempre su 2 euro più o meno, quindi più di noi ovviamente perché è importata, ma pensavo peggio. Diciamo, quelle che costano un po' di più sono pappardelle o la pasta un po' più particolare. Poi che cos'altro abbiamo? Qua c'è addirittura la garofalo, Barilla, insomma. I sughi. Allora, i sughi sono un po' particolari perché, come dire, qua troviamo da 4 formaggi, carne a cream con bacon e funghi che non lo so. Il pesto, questo qua nostro. C'è anche il sugo normale. Poi cos'altro abbiamo? Aglio olio, che ovviamente per loro immaginate sia piena di aglio. Ragù Alfredo, che ecco, questa non l'ho capita, loro pensano che l'Alfredo sia effettivamente italiana, molto molto male. Questa con le vongole, un po' indefinita, più che altro è olio. E questo è il colpo al mio cuore, ragazzi, la carbonara. Sì, loro pensano che sia questa la vera carbonara. Cosa ha trovato l'amica? Riesco a trovare delle fette biscottate. Bene, ora scendiamo al piano di sotto, dove ci sono le cose da frigo, le verdure, e lì sarà molto interessante. Qua ci sono un po' di cibi già pronti, ovviamente la maggior parte è quasi a base di maiale. Questa sundae, che è la salsiccia quella solita. Qua ci sono un po' di cose marinate, pollo, spiedini. Questi sono i sottoc sottoc, infatti adesso lo prendo uno così lo proviamo. Che bello mettere le cose nel carrello, mi mancava questa sensazione. Qua cos'altro abbiamo? Altro pollo fritto, c'è quello agrodolce e quello speziato, tutte cose fritte. Quanto costa più o meno? 9.000, va in base al peso ovviamente, però si può fare come se lo prendete da sport. Questa è una cosa bellissima, che vi fanno i vassoini di sushi, e sono anche abbastanza decenti come prezzo, perché come vedete c'è questo vassoio di nigiri al salmone, che è scontato ma comunque viene 11.000 won, che sono all'incirca 6 euro. Poi ovviamente ne trovate di marchi differenti, questo credo sia un po' migliore visto che ne costa 17.000, varietà differenti, i vassoi anche qui già composti. E poi c'è il reparto healthy, adesso in Corea va molto a essere un po' più healthy, quindi trovate spesso i sandwich, che per loro sono healthy, sì, lo so. Questo con l'uovo è uno dei miei preferiti, cose con la quinoa, insalate. Questa è una cosa che vedrete molto spesso, che sono una sorta di barchette di tofu, che voi potete riempire con quello che vi piace di più, vedete, con il riso eccetera. E ce ne sono di un sacco di forme, anche questi per fare i rollini. E qui c'è tutto il reparto della carne e del pesce, quindi andiamo a dare un'occhiata velocissima, anche perché non so che cosa prenderò. Lei felice che ha trovato tutte le sue cose bag vegane eccetera. Ma questi sono tipo, che marchio è? Sempre, ah no, questo è diverso, questo è vegan, si chiama, altrimenti l'altro come si chiama? Plumone, tipo. Sì, Plumone. Plantable. Sì. E poi c'è Plumone. Ci sono un po' di cose. Carne marinata, ovviamente, è anche impanata già pronta. Oppure andiamo a vedere più o meno quanto costa qua. La carne è costosissima, ve lo dico. Però già tipo queste fettine, 12.000, 11.000, sempre di 6 euro. Queste sono le fettine super sottili, guardate quanto sono tagliate piccoline. Diciamo che va più la carne rossa, come potete immaginare. Qua ci sono le varietà un po' più costose, tipo questa qui credo sia quella di Wagyu, 40.000 won. Qui c'è il signor macellaio che della presa. Qui ci sono un po' di banchan, che sono i contornini, quelli che vi mettono anche nei piattini nei negozi. Ci sono cose di pesce,
ovviamente kimchi fatto fresco, questo qua, di cose diverse. Questi sono i mini peperoncini, cipollotti, quello di rapa, il kimchi classico di cavolo. Qua ci sono anche i japchae già pronti, buonissimi tra l'altro. Mega confezione di aglio marinato, i crab che qua marinati vanno tantissimo, sono questi qua, insalate di patate, uova eccetera. Questa è una cosa interessante perché loro pensano sia la base per la pizza quando in realtà è tipo una piadina. Kimchi, quello confezionato classico, io ad esempio impazzisco per questo qua fatto tipo a dadini, però queste non le confezioni così, è troppo moscetto, quindi non lo prendo quasi mai. Come vedete va forte, non c'è quasi mai. Proviamo a prendere questo di un marchio differente, perché di solito prendo sempre quello della Bibico. Riso, questo qua credo siano almeno 10 kg, 9 kg e vengono 30.000 won. In realtà pensavo fosse un po' meno costoso, non so se è un prezzo giusto onestamente, non mi intendo di riso. Comunque qua ci sono anche tutte le varie alghette, quelle da mettere solo sopra il riso, i pacchettini questi qua singoli, qua tutti i vari semi e legumi. Qua troviamo le verdure, in realtà dicono che costano tanto ma secondo me è un prezzo giusto. Tipo guardate il pak choi quanto è bello, io impazzisco per questo. Ovviamente le loro verdure che producono qua e che mangiano più in quantità costano di meno giustamente. Come vedete tutto rigorosamente imbustato con la plastica, perché sennò non sono contenti, questo sempre. Queste sono bellissime, le mini zucchettine. La frutta è un altro punto un po' dolente, perché come vedete l'uva poi è quella che costa più di tutti. Se vedete qualcuno che compra tanta uva è ricco sicuramente. Guardate un grappolo, per carità, poi l'uva qua è grande, perché questo è un mio dito per farvi capire, però costa 9.000 won che sono lì in circa 4 euro. I mandarini 12.000 won una cassa, ma secondo me si può fare. L'amica che riposa i pomodori, lei ha una battaglia persa con i pomodori. Queste le troviamo anche nei convenient, però ne prenderò due. Qui ci sono i pomodorini, anche questi diciamo che sono parecchio costosi. E questa ovviamente è la frutta più costosa di tutte, quindi ananas e mirtilli, perché come vedete 9.000 e quasi 10.000 won. Qui passiamo al reparto frigo, quindi latte, yogurt. Vi faccio vedere le cose più particolari, anche perché il formaggio costa parecchio. Cioè vi faccio vedere questa busta di mozzarella cheese, costa 10.000 won. Questo è quello che loro intendono come parmigiano, che è tipo una polverina che vi danno anche nei ristoranti a volte. Questo qui è tipo il mini Yakult, che da loro va tantissimo, infatti come vedete costa pochissimo ed è una confezione gigante. Se non pesassero così tanto le avrei prese magari la prossima volta. Yogurt, anche qui probiotici, cose per il benessere, c'è anche attivio. E qui abbiamo il latte e tutti i vari banana milk. Lo sapete, questi sono i miei preferiti. Non li posso prendere perché non c'è spazio nel frigo, se no li avrei presi. Questa è la versione un po' più d'elite. Qua ci sono quelli aromatizzati. Questo ad esempio è il mio caffè della mattina. Ed ora passiamo ai loro reparti preferiti, che sono quelli surgelati. È pienissimo di roba. Qua troviamo altri corn dog e le pizze. Adesso vi faccio vedere le pizze. Ieri quando siamo venute erano anche in sconto, adesso stanno circa 4 euro. E c'era anche quella italiana, cioè c'era proprio il marchio nostro, quello che troviamo anche noi. Ah, eccola questa qui, ristorante, che tra l'altro è la mia preferita. Se avessi il forno l'avrei presa. A 4.000 won, cioè si può fare, 2 euro si può fare. Non ricordo quanto costi da noi, fatemi sapere poi. Però qui veramente trovate di tutto. Qui ovviamente è reparto raviolini di qualsiasi tipo, che ve lo dico a fare. È un sogno per l'amante dei ravioli. Tiè, guardate, ci sono i mandù più normali, quelli al vapore, quelli fritti, carne, kimchi, pollo, porco, di tutto. E qui c'è tutta appunto la sezione vegana vegetariana, quella che vi ho fatto vedere prima, Ross. Le trovate proprio scritte così. Siamo tornate a casa, Rosso sta mettendo le cose a posto qua dietro. Totale di questa spesa 80 euro, in won forse erano 110.000 won. Burro d'arachidi e marmellata, mi sono mancati tantissimo. Ovviamente non ho visto adesso gli ingredienti, ma dovrebbe essere 90% arachidi. Poi le mie barrette preferite, queste qua da portare in giro. Questi qua sono i crackerini low sugar, ovviamente, perché non lo scrivi sui cracker. Poi ho preso i radish, questa confezione qua grande. Il preparato per fare i pancake di kimchi,
Poi qui abbiamo tonno normale e tonno piccante. Ho quasi preso tutto della No Brand, perché seriamente sono le stesse cose, ma appunto No Brand e costa la metà della metà. Poi questa che cos'è? Una salsa per l'insalata allo yogurt. I buffer roll alla vaniglia. Cioè sto andando proprio a caso con quello che pesco. Questi qua appunto sono gli spiedini. Eccoli, proviamone un pezzo. Questi sono i bites, quelli di avena. Li abbiamo provati, anche se c'è scritto sweet. Non sono troppo dolci, però è sull'avena compressata. Poi questi qua sono i fogli sempre di radish, però per fare i wrap. Ed è quello bianco, non è quello giallo. Lo yogurt. Alla fine ho preso appunto questo. Il pollo non l'ho trovato in confezione normale. C'era questo, di quelli tipo già cotti, che in realtà li trovate anche nei convenience store, questi qua. Quindi lo sfilacciate nell'insalata. Meglio di niente, sai. Poi ho trovato questo, che spero siano quelli che penso, quindi la rice cake con dentro il formaggio. Li abbiamo mangiati in un posto qua, che tra l'altro sta vicino alla Hype. Buonissime, spero siano quelli. Poi le banane, ho preso due confezioni di riso, queste qua piccole, perché tanto tra un po' ci dobbiamo anche spostare di casa, quindi non ho voluto prendere troppa roba. Poi che cosa abbiamo? Il surimi, questo qua lo faccio insieme al tonno, la maionese sui cracker, non potete capire, dei nudolini da fare col brodino. Questi qua sono i ramen, quelli rosé, con i glass noodle. Poi ho preso il pacco grande dei miei preferiti, che sono questi. Le mie caramelle, che questo gusto qui lo trovo solo nei supermercati. Poi avena gigante, questa qua che credo sia la cosa più costosa che ho preso, però sono tipo 800 grammi, quindi è quasi un chilo d'avena. Dovrebbe essere quella normale, senza cose strane dentro, da fare così. Poi ho preso questi mini bites. Poi questi sono i cereali, cranberry, mandorle e appunto i cereali. Fanno queste confezioni giganti, non c'è una via di mezzo, o è minuscola o è gigantesca. Poi ho preso queste tre bustine di tre flavor differenti, dovrebbero essere quelle per aromatizzare insieme al riso. Pollo al curry, questo è kimchi e ham, quindi prosciutto in teoria, penso loro intendano il bacon. E questo è i fagioli neri. Poi ho voluto provare questo tteokbokki da fare così, lo spam, lo so, non potevo non prenderlo, cioè devo provare l'esperienza una volta. Lo mangio nei kimbap quando li trovo, però così provare. Non ho preso le uova, non quelle già bollite, quelle da fare tipo scramble eggs, avete presente? Poi un piccolo kimchi e questa è l'unica cosa surgelata, le palline di formaggio, quando vogliamo fare le schifettose. Questo è tutto. Spero questo video vi sia stato utile, vi abbia intrattenuto, vi abbia fatto conoscere e scoprire qualcosa di nuovo. Fatemi sapere se ne volete altri, magari prossimamente. Detto ciò, vi mando un bacio.